Ciao a tutti, scusatemi, ho avuto qualche problemino con la diretta di YouTube. Cercherò di capire che problemi ha, se è una questione computer, una questione di linea, non lo so. Cercherò di risolvere prossimamente. Allora, adesso faccio che farvi una registrazione che sicuramente dovrebbe restare memorizzata, così potete guardarla e ascoltarla quando potete. Allora, intanto io avevo pensato di fare una diretta per dare a tutti la possibilità di vedere che cosa saranno questi prossimi mesi di attività con la Fitwalking alla grande. Sicuramente c'è l'intenzione di proseguire. Adesso siamo arrivati alla fine del secondo trimestre. Noi tracciamo i trimestri a partire da settembre e quindi andiamo a proseguire. Abbiamo finito il secondo trimestre e partiremo dal 14 di aprile per il terzo trimestre. Ci andava di proseguire perché non sappiamo con le attività, almeno come stiamo andando avanti adesso, perché non sappiamo quando ci sarà data l'opportunità di tornare a camminare, riabbracciarci tutte e di portare avanti quelle che erano le iniziative precedenti, quindi dalla maratona alla mezza maratona, piuttosto che i corsi base, i corsi di specializzazione, eccetera. Se non altro stiamo tonificando e sicuramente l'aspetto della tonificazione sapete che è una cosa che mi è sempre stata a cuore. Ho iniziato anche quest'anno a impostarla, a proporla e ad oggi possiamo attuarla in maniera un pochino più approfondita. Quindi sicuramente io andrò a proporre, a continuare a proporre attività di tonificazione, metabolici, funzionale, eccetera, finché non riusciremo a tornare a camminare, ma presumo, anzi, ho idea di mantenere anche dopo, visto che abbiamo imparato questo nuovo sistema di allenamento, magari 1 o 2 volte a settimana, dare la possibilità anche a chi è lontano di proseguire con questo percorso di tonificazione, che trovo che sia utilissima, che sta dando dei risultati, strepitosi. Dunque, quindi fino al 7 aprile, e poi prenderei una pausa per Pasqua, quindi per viverci ciascuno la propria esperienza un po' particolare della Pasqua quest'anno. Fino al 7 aprile proseguirei così come abbiamo fatto fino ad oggi, con 4 metabolici quindi alla settimana e con la possibilità a chi vuole seguire, che sta seguendo il percorso progetto Nutriamo lo Sport, di condivisione, un momento di condivisione di quanto e dei, di quanto, di quali risultati si sono ottenuti durante la settimana. Allora, per chi adesso c'è solo un attimino il discorso del tesseramento da inquadrare, essendo noi una SD, quindi una società sportiva dilettantistica, dobbiamo un attimino andare a inquadrare il discorso del tesseramento. Chi ha lavorato, cioè chi ha pagato la tessera da settembre fino a gennaio, poi da gennaio ha fatto addirittura i 6 mesi, ovviamente non si deve preoccupare. Non c'è, si va avanti così, hanno tutto a posto. Ci sarebbe un piccolo contributo che io chiederei come Fitwalking alla grande per chi si è inserito nuovo, che ha voglia di proseguire con noi da metà di aprile fino a luglio, o comunque di poterlo fare anche di mese in mese. Guarda, sono piccolissimi contributi, però ecco, non voglio che nessuno smetta di fare attività fisica, nel caso ne parliamo, non c'è nessunissimo problema. E poi per chi vuole rinnovare la tessera trimestrale, sempre come al solito, fino a luglio. Comunque c'è la possibilità di scegliere, visto che poi magari ci saranno delle modifiche nell'ambito del programma. Col nuovo mese ripartiamo quindi con gli allenamenti metabolici, almeno 4 allenamenti a settimana. Il progetto Nutriamo lo Sport, che a questo punto proseguirà per i vecchi intendo quelli che stanno già facendo il progetto con noi, e invece andremo anche a riproporlo per chi è interessato, quindi per i nuovi.
Vi do solo due input sul progetto Nutriamo lo Sport, rivolto a chi è interessato a avere un miglioramento fisico, quindi ho perdita peso o aumento massa, e avrà un piano da parte della dietista. Quindi si farà una valutazione del benessere online, poi lei stilerà un piano, più un piano macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi, da seguire con supporto, l'ausilio di un'app, anche lì sarà spiegato tutto quanto. E più il piano di allenamento, quindi un piano di allenamento mirato a 4 settimane, che se fatto bene, davvero unito anche agli allenamenti metabolici che stiamo facendo adesso, avrete veramente dei risultati strepitosi. Per i vecchi ci sarà la possibilità, ho appena sentito la dietista 2 giorni fa, mi ha detto che ci sarà la possibilità di avere un colloquio di nuovo per chi vuole, non obbligatorio, ma per chi vuole avrà possibilità di proseguire con un colloquio con lei, un aggiornamento dei macro, anche queste cose possono essere separate, quindi chi decide di fare solo con la dietista magari non ha interesse a migliorare il discorso dei macro perché magari è rimasto fermo. Non ha avuto risultati, quindi mantiene ancora per 4 settimane gli stessi macronutrienti, lo valutiamo un attimo insieme. Più l'allenamento, invece, è un allenamento che mi è mirato proprio al miglioramento, quindi rispetto a quello precedente va ad alzarsi di livello, quindi da fare in più rispetto ai metabolici. E stavo pensando, visto che sono tante che hanno partecipato, hanno aderito a questo progetto, che hanno in mano comunque l'allenamento specifico, di attivare un giorno alla settimana un allenamento seguendo proprio quel piano, di allenamento. E poi ci sarà, questa è una novità, la possibilità di avere, volendo, i macro. Dal punto di partenza in cui noi siamo, quindi per esempio se sto facendo già il vecchio progetto Nutriamo lo Sport, parto dai miei macro che mi sono stati dati, che verranno rivalutati da un'equipe a livello nazionale che insieme darà anche una guida sulla dieta che noi chiamiamo dieta flessibile. Noi ci siamo uniti a questo gruppo di nutrizionisti e di allenatori a livello nazionale, quindi con Dieta Flessibile Italia, e quindi ci sarà chi vuole anche di entrare a far parte di questo gruppo e quindi di essere inseguita anche da questi ragazzi che stanno facendo veramente un grandissimo lavoro a livello nazionale. Poi ci sarà sempre la possibilità delle pillole sportive, quindi preparate tutte le domande che avete, mandatemele, e io risponderò ovviamente sempre con l'ausilio e il supporto dell'equipe che mi supporta, quindi dalla dietista piuttosto che io se qualcosa non lo so mi informo dall'equipe appunto dei nutrizionisti con i quali stiamo collaborando. E poi ecco, una novità sarà quella del percorso benessere. E quindi percorso benessere che vede, dà la possibilità a tutti, quindi titolo gratuito assolutamente, di fare delle piccole modifiche dal punto di vista del benessere quotidiano, quindi da aggiungere l'acqua piuttosto che imparare che cosa sono i carboidrati, quali sono quelli che mi fanno bene, cosa sarebbe meglio mangiare in certe situazioni, come leggere le etichette, che cosa sono le proteine, che cosa sono i grassi, quali sono i grassi buoni, insomma, tantissime indicazioni. Sarà probabilmente in serale una volta alla settimana, sono 12 incontri. Uno può anche fare solo qualcuno, non è obbligatorio seguirli tutti, magari le registrerò così chi se perde qualche passaggio ha la possibilità di rivedere la lezione. Saranno un tre quarti d'ora, quindi una mezz'oretta di lezione più la condivisione, perché magari da una settimana all'altra chi ha fatto dei cambiamenti avrà anche ottenuto dei risultati, quindi li andremo a vedere. Ci sarà all'interno di questo percorso benessere la possibilità di avere anche indicazioni dal punto di vista di integrazione, visto che ne stiamo parlando e abbiamo visto quanto può essere utile per uno sportivo andare ad integrare. Quindi per ogni lezione ci saranno indicazioni di quali integratori è meglio usare, quelli sì, quelli no. E poi
Bon, quindi ci sono queste novità, ci saranno già degli incontri un po' più specializzati, quindi pensiamo di continuare, di proseguire con gli incontri specializzati, quindi avremo il 15 di aprile con la dietista l'incontro per la sulla menopausa. Sulla menopausa andremo sempre anche a lavorare con Antonella per quanto riguarda il discorso dell'integrazione. Invece avremo come novità la presenza di una counselor per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi, quindi ci sarà la possibilità di assistere ad una seduta, una sessione appunto con lei per miglioramento degli obiettivi personali o anche l'identificazione degli obiettivi che in questo periodo sono anche diversi e magari anche difficili da inquadrare, e anche eventualmente metterne e porne qualcuno per il futuro. E poi ecco, una cosa che mi piacerebbe è coinvolgere un tecnico, un collega della FIDAL per quel che riguarda, esperto in materie sportive, quindi laureato in scienze dello sport, per quel che riguarda lo stretching. Mi piacerebbe fare almeno una sessione dove ci viene dato un insieme, vengono dati insieme di informazioni utili che possiamo appunto mettere in atto in questo periodo, ma anche dopo, soprattutto quando torniamo a casa dagli allenamenti o durante la settimana, per evitare appunto le rotture e andare a fare un bel recupero. E bon, direi che vi ho detto tutto. Ci tengo a precisare che ho chiesto di avere un contributo per la Fit Walking alla Grande, perché c'è veramente un lavoro che si sta muovendo dietro a tutto questo online che stiamo proponendo, però veramente non voglio che nessuno smetta di fare attività fisica, quindi parliamoci, veniamoci incontro, vedrete che comunque sono contributi veramente minimi. Però so che magari online o con la difficoltà che ci sono adesso ad uscire, magari a fare il carico di una postpay, ci potrebbero essere delle difficoltà in quel senso, le valutiamo, non c'è nessunissimo problema. Vi farò tra l'altro avere poi tutto scritto in modo che avete la possibilità di avere sotto mano tutto quello che ci siamo detti, però avete anche il video, così volendo ve lo potete riascoltare, magari coinvolgere qualcuno che abbia voglia di lavorare con noi per i prossimi 3 mesi. Sicuramente arriveranno altre novità, ma non voglio riempirvi troppo la testa, già ce ne sono così. E niente, direi che possiamo partire. Fino al 7 di aprile continuiamo come abbiamo fatto, invitate gente senza nessunissimo problema. Il trimestre inizierà poi dal 14 di aprile. E niente, spero di vedervi online prossimamente. Sicuramente lunedì vi aspetto per le attività. Vi auguro una buona domenica, vi chiedo scusa se non sono riuscita ad andare in diretta, cercherò di aggiornarmi e di migliorare le mie capacità in ambito. Ciao ragazzi a tutti, un bacione, ciao ciao ciao!